Sembra che il coro non sia qui o che non sono pronti. Siate benvenuti nel prezioso nome del Signore. Vorrei chiedere in questo fine settimana chi è qui per la prima volta in mezzo a noi. Vorreste per favore alzare la mano o alzarvi in piedi? Chi è oggi per la prima volta in mezzo a noi. Per favore alzatevi in piedi. Lì ci sono due fratelli. Dio vi benedica in modo particolare. Qui c'è un gentile giovane uomo. Lì c'è un caro fratello della Repubblica Ceca. Ha un nome tedesco. Parla un buon tedesco e qui oggi per la prima volta in mezzo a noi. Alcune settimane fa ha sentito ciò che Dio ha fatto, l'ha udito, l'ha creduto e gli è stato rivelato. È così bello. Nel momento in cui la fede si inserisce, allora si inserisce anche la rivelazione e poi viene la benedizione. Qui Ce ne sono altri? Lì in alto, uno, due, tre. Siate benvenuti. La nostra cara sorella dal Cile, Dio ti benedica in modo particolare. Dio benedica tutti i nostri amici in Cile in modo particolare. E che gli possa essere con tutti su tutta la terra. Il fratello Wallstrom manda i saluti, i fratelli da tutta l'Africa vi salutano. Siamo così felici e riconoscenti a Dio che possiamo portare la parola e che ci sono persone che credono il messaggio divino, lo ricevono. È naturalmente scritto in Isaia capitolo 53 versetto 1, chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio del Signore, e al riguardo si può dire, chi crede il messaggio divino, a lui il braccio del Signore gli è rivelato. A lui il braccio del Signore gli è rivelato. Se non c'è alcun inno, allora vorrei chiedere al nostro fratello Gilbert di venire qui di fronte e di pregare ancora una volta con noi e che egli affidi la riunione al Signore. Amen. Cantiamo ancora Sol Abifede, fede, Sol Abifede. fede. Amen, amen, potete accomodarvi. Ancora una volta siate benvenuti da ogni popolo, lingua e nazione. Al Signore Dio sia il ringraziamento per la possibilità che Egli ci dà di portare la Sua parola in tutto il mondo. Portando l'ultimo messaggio al popolo di Dio, la chiamata fuori e la preparazione della chiesa, della chiesa sposa. Ecco, lo sposo viene, uscitegli incontro. E quelle che erano pronte entrarono nella sala delle nozze. E la porta fu chiusa. Alla fine di ciò che Dio fa proprio ora, la perfezione della Chiesa sposa deve e avrà luogo. Colui che ha iniziato lo porterà pure a compimento fino al giorno del suo glorioso ritorno. Noi realmente vediamo entrambi nel nostro tempo la totale apostasia, il timore di Dio non è più in mezzo alle persone e tristemente deve essere detto che probabilmente non c'è un'altra nazione sulla terra come la nostra nazione che va a oltre ogni limite, che va persino oltre i limiti divini. Sicuramente ne avrete sentito parlare della nuova Bibbia per il popolo in lingua tedesca. È semplicemente impossibile cosa viene fatto adesso. Leggo in due o tre posti. Nella nostra Bibbia sta scritto Padre nostro che sei nei cieli. In questa nuova Bibbia sta scritto Ciao tu che sei lassù. Ciao tu che sei lassù. Nella nostra Bibbia sta scritto Satana. In questa nuova edizione della Bibbia sta scritto il lato oscuro della potenza. Nella nostra Bibbia sta scritto Gesù è montato sopra un asino. In questa nuova Bibbia sta scritto Gesù sulla motocicletta. Ditemi dove questo terminerà. Ditemi come terminerà. La misura è piena. Il paese che ha sperimentato la breccia della riforma, il paese che era stato diviso. In nord e sud, tramite la riforma, protestanti e cattolici, il paese che Dio ha utilizzato dopo mille anni di dominio della Chiesa cattolica per fare una breccia affinché la proclamazione della parola fosse di nuovo messa sul candelabro. E senza la breccia al tempo di Lutero nessun risveglio successivo sarebbe stato possibile. Quello è stato l'inizio, ogni altra cosa è stata una continuazione. E ogni volta si è andati sempre più in profondità fino a quando, cento anni fa, è iniziato il risveglio pentecostale. Ed è stato veramente esattamente cento anni fa, nel 1906, quando la breccia, l'effusione dello Spirito Santo ha avuto luogo in tutto il mondo. Personalmente ho incontrato dei fratelli nella città di Kassel che erano presenti nel 1909, quando l'effusione dello Spirito Santo ha avuto luogo nella città di Kassel, loro potevano realmente riferirmi in che maniera gloriosa lo Spirito di Dio era venuto su tutti coloro che erano presenti. E come il giorno di Pentecoste, loro furono riempiti con lo Spirito Santo, ma poi accadde di nuovo ciò che era già accaduto in passato. Si sono organizzati di nuovo, fabbricando le diverse direzioni nel pieno Vangelo. Qui un quartier generale, là un altro quartier generale, qui loro decidevano, lì avevano autorità di decidere e Dio non aveva più nulla da dire. Laddove gli uomini si prendono il diritto di dettare ciò che dovrebbe essere insegnato e creduto, là Dio non ha più il diritto di dire nulla. E perciò la nostra decisione è ferma di non ascoltare ciò che gli uomini decidono in certi credi e in certi articoli, ma di esaltare le sacre scritture e di credere con tutto il nostro cuore come dice la scrittura. Abbiamo anche parlato che nelle grandi chiese, nelle chiese presbiteriane, nelle chiese metodiste, anche nelle chiese battiste, adesso bussano che dovrebbero adottare l'adorazione di Maria. E sette pagine sono scritte qui in questa rivista Times famosa in tutto il mondo, dove spiegano perché Maria dovrebbe essere onorata, in modo che i protestanti e i cattolici siano più vicini l'un l'altro. Poi abbiamo qui, l'abbiamo già menzionato ieri, il numero 666, non dovrebbe essere più valido come scritto nella Bibbia, ma 616. Nella nostra Bibbia rimane ogni cosa come scritto, indipendentemente da ciò che le persone pubblicano e da ciò che le persone dicono, poi specialmente anche che Giuda sarà ora beatificato in modo che tutti possano invocarlo, coloro che sono in difficoltà e magari sono tentati di commettere un commenti, tradimento. No. Commenti? No. Nessun commento. Si può vedere come le cose siano avanzate e specialmente quando guardiamo a Gerusalemme. Quando guardiamo a Israele, allora abbiamo un dolore nel nostro cuore, specialmente anche il pensiero che un tempo molto difficile è davanti al popolo di Israele. Questo fa male. E poi leggiamo in Romani capitolo 11 che loro... Come rami d'olivo naturali furono recisi a motivo della loro incredulità. E noi, come rami d'olivo selvatici, siamo stati innestati al loro posto per portare frutto. L'incredulità è una cosa malvagia. E in realtà... Voglio utilizzare un'altra parola qui, che possiamo credere, credere soltanto come dice la Scrittura. L'incredulità, il dubbio, è iniziato nel giardino dell'Eden, poi è seguito il distorcere, e la caduta è stata perfetta dunque. Nessun compromesso, ma credere come ha detto la scrittura. Se possiamo menzionare anche questo adesso, in merito a Israele, nessun'altra nazione sulla terra ha dovuto camminare in una via così difficile. E questo? con la dichiarazione di fede nella Torah ed è anche scritto in ogni Mesusa e, indipendentemente da questa confessione di fede che loro onorano fino a questo giorno, tuttavia sono andati fuori strada, non hanno riconosciuto l'adempimento delle promesse. Hanno mancato il giorno della visitazione misericordiosa di Dio. Anche come popolo di Dio non possiamo permetterci di passare accanto all'adempimento delle profezie della Bibbia. Chi vi passa accanto passa accanto a Dio. E anche Dio passa accanto a lui. Noi cantiamo in un cantico quando il Signore mi incontra nella sua parola. Quando il Signore mi incontra nella sua parola. In primo luogo l'incontro. In primo luogo la parola della promessa e poi l'adempimento. Se possiamo menzionare anche questa adesso, Hamas, un'organizzazione come Fatah e qualche altra, conosciute da molti anni, dal punto di vista naturale è una situazione senza speranza. E Israele è così tanto all'angolo che alla fine loro dovranno dipendere soltanto da Dio, che avrà una resa dei conti con tutti. Poi vediamo anche dall'altro lato, l'abbiamo sentito nei notiziari, sarà fatto adesso un compromesso in mezzo alle potenze, Cina, Russia, Iran e il resto del mondo. E tutti faranno un compromesso, un accordo. Noi sappiamo, basati sulle profezie bibliche, sappiamo dove tutto conduce. Al riguardo, due versetti sono sufficienti. Daniele capitolo 7, versetto 23, l'ultima potenza mondiale divorerà e sottometterà tutta la terra. E Apocalisse capitolo 17, versetto 17: Il Re della terra le daranno il loro potere finché le parole di Dio siano adempiute. Dunque vediamo in ogni cosa l'adempimento delle profezie della Bibbia e ci chiediamo, sentinella, a che punto è la notte? sentinella a che punto è la notte, è così bello. E vorrei sottolineare questo adesso, è bello che possiamo rimanere sobri, che tutti, giovani e anziani, grandi e piccoli, che rimangano sobri finché il Signore viene, che nessun vituperio venga sul Signore. Sulla sua parola e sul messaggio divino. Ma che tutti svolgano il loro lavoro, la loro occupazione e Dio sia ringraziato, non dobbiamo dire, come disse Paolo in 1 Corinzi capitolo 7, che a motivo della imminente distretta sia bene. Per i giovani rimanere come sono. Sebbene la presente situazione è difficile, diventerà più difficile, ma è ancora possibile che i giovani possano fare un patto l'un l'altro, non è così? Non c'è problema al riguardo, dunque, rimanete sobri in tutte le cose, nell'ambito spirituale come pure nell'ambito naturale. Oggi non posso fare altrimenti se non di riferirmi brevemente di nuovo ai passati 40 anni, come ho scritto molto brevemente qui. Noi veramente guardiamo indietro alla guida del Signore, alle sue direzioni che il fedele Dio ha dato nel corso degli anni. E possiamo dire adesso che forse così non è mai stato sulla terra, che Dio si è preso cura anche degli alloggi per ospitare coloro che sarebbero venuti. È stato lui, il Dio del cielo, che si è direttamente interessato a ciò, di comprare il terreno attiguo e le parole risuonano ancora oggi nelle mie orecchie e nel mio cuore. Edifica su di esso, perché molte persone verranno da molti paesi. Voi l'avete letto? Questa è la verità. È accaduto a meno di dieci metri da qui, proprio là, dove ci sono le scale, è accaduto a due metri da dove ci sono le scale. Io posso ricordare ogni luogo e il tempo e ciò che il Signore ha detto. E quando guardiamo indietro a questi 40 anni, anche in riferimento ai miei cari fratelli qui, il fratello Rus, il fratello Smith e tutti i fratelli che in tutti questi 40 anni sono stati al mio fianco, sostenendo l'opera di Dio, e quando poi penso che noi nel 2005... Abbiamo speso più di mezzo milione di euro per l'opera in tutto il mondo e voi siete coloro che si sono presi cura di ciò. Fratelli e sorelle, questo lo dico con riconoscenza. Sono consapevole che quando venite qui ogni mese in quali spese siete coinvolti. Non mi è sconosciuto questo. Io sono al corrente in merito a queste cose, tuttavia voi avete dato al Signore ciò che in realtà è già suo. Ciò che appartiene a Lui, voi Glielo avete dato e tramite questo è diventato possibile portare la preziosa parola in tutto il mondo. Attualmente penso siano 67 fratelli che noi sosteniamo in tutto il mondo. Li sosteniamo su basi regolari. Paghiamo i costi di stampa e gli altri costi che sono in collegamento con la diffusione del messaggio divino. Vorrei utilizzare questo giorno per ringraziarvi nel nome di Gesù Cristo il nostro Signore. È facile dire io servo il Signore, io seguo il Signore, ma è una cosa completamente diversa aggiungere alla fede anche l'ubbidienza e mettere il regno di Dio al primo posto. Come ha detto il nostro Signore: cercate in prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno date. Pensiamo ai nostri fratelli dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia, da tutta la Francia fino a Grenoble e tutti vengono, tutti vengono. Io conosco le distanze. Ho viaggiato da qui, da Krefeld a Vienna. Mi sono fermato soltanto a Villafjul. E nei primi anni ho fatto tutta la strada, esattamente 1400 chilometri, da Dot a Krefeld fino a Vienna. Conosco l'Europa. Nei primi anni ho viaggiato in tutte le direzioni, sia a Roma, Londra, Parigi o in Danimarca, non importa dove, Varsavia. Tutti questi viaggi nei primi anni li ho fatti in macchina. E voglio adesso concludere con questo, dicendo ancora una volta che tramite questo è anche provato ciò che la parola di Dio significa per voi personalmente e che il vostro interesse consiste anche che il messaggio divino non è messo sotto il moggio ma sul candelabro e che viene portato in tutto il mondo. Sì, veramente? Abbiamo ogni motivo per ringraziare il nostro Signore Dio. In riferimento alla proclamazione, voi sapete molto bene che tutti e tre gli aspetti devono essere inclusi. La parte evangelistica, la parte di insegnamento e la parte profetica. E se diamo un esempio qui, in Matteo capitolo 24 il nostro Signore parla in merito al tempo della fine in generale, di tutti i terremoti, le carestie, tempi difficili, falsi profeti, falsi cristi, che se fosse possibile anche gli eletti sarebbero sedotti. Così vicino sarebbe stato il vero dal falso, perché il genuino viene sempre prima. In primo luogo il Signore semina la sua semenza e poi viene il nemico dietro e semina la sua semenza. E queste sono sempre le interpretazioni. E poi le persone vengono allontanate dal genuino per credere l'interpretazione. Ma se poi andiamo nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 14, dal versetto 6, allora siamo direttamente nella parte profetica. E in entrambi i casi si tratta del Vangelo eterno. In Matteo, 24, in Matteo capitolo 24, versetto 14, il Vangelo del Regno sarà predicato a tutte le nazioni come testimonianza e poi verrà la fine. Ma chi poi va in Apocalisse capitolo 14 arriva in un tema totalmente diverso, vale a dire, leggiamolo adesso, Apocalisse capitolo 14 dal versetto 6, Apocalisse capitolo 14 dal versetto 6, poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante l'Evangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra e ad ogni nazione, tribù e lingua e popolo. E ora viene la parte profetica. E diceva con gran voce: temete il Dio e dategli gloria. Poiché. L'ora del suo giudizio è venuta e adorate colui che ha fatto il cielo e la terra e il mare e le fonti delle acque. E poi viene il messaggio successivo. Caduta, caduta è Babilonia la grande che ha fatto bere a tutti le nazioni, del vino, dell'ira, della sua fornicazione. E poi viene la minaccia che è nella parola di Dio, versetto 9. E un altro, un terzo angelo, tenne dietro a quelli dicendo con gran voce, se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio, sulla fronte o sulla mano, verrà anche egli del vino dell'ira di Dio, mesciuto puro nel carice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello e il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia dunque l'ultima potenza mondiale la bestia è la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome Non di un sistema, del suo nome. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Fratelli e sorelle, noi viviamo in un'epoca profetica e tutto ciò che è stato predetto giunge a compimento e perciò è necessario portare la proclamazione biblica in ogni popolo e lingua perché entrambi hanno avuto luogo, tutti i popoli hanno bevuto del vino dell'ira e sono andati fuori strada. E perciò in tutte le nazioni il chiaro e vero messaggio deve essere portato per chiamare le persone fuori dalla confusione, affinché diventino veri credenti. Noi tutti abbiamo anche sentito cosa è accaduto a Copenaghen. E al riguardo questa osservazione qui. Quando viene detto qualcosa in merito al profeta di un'altra religione, allora sembra male. Ma quando si tratta del nostro Signore, quasi l'impossibile viene detto. Allora allora tutto va bene. Quando si scrive del nostro Signore che era sposato con Maria Maddalena, oh che genere di cose sono già state scritte in merito al nostro Signore e nessuno dice qualcosa, neanche le persone più religiose, non pensano al riguardo, per noi è un dolore, per noi è un dolore. Siamo addolorati per le beffe del nemico e Pietro ha detto che negli ultimi giorni sarebbero venuti degli schernitori che avrebbero camminato secondo le loro concupiscenze. Ma che tutti gli schernitori possano ascoltare questo. Affrettatevi, non avete ancora molto tempo. Schernitori, affrettatevi, non avete ancora molto tempo. Il tempo sta per scadere no brain, nessuno no. sa But quando ma sappiamo tanto che siamo arrivati al tempo della fine e che un tale scherno del nostro signore non c'è mai stato sulla terra realmente no veniamo velocemente ha un tema speciale, il giorno del Signore e che Dio ha promesso di mandare un profeta. Noi abbiamo il sacro dovere di credere ogni parola di Dio e per favore non siate arrabbiati con noi, ma ringraziate Dio che Egli ci ha rivelato la sua parola e la sua volontà, guidandoci nella sua parola passo dopo passo. Per mostrarvi in primo luogo l'armonia, adesso che c'è anche tra coloro che saranno chiamati fuori da Israele, e la Chiesa sposa che viene rapita prima. giusto per mostrarvi come lo Spirito di Dio opera questa unità divina, ma soltanto nel momento in cui anche i 144.000 si lasceranno collocare nella volontà di Dio, sperimentando il loro suggelamento. E poi c'è un'armonia divina. Ora, giusto per leggere in tre posti dal libro dell'Apocalisse, il primo, in Apocalisse capitolo 14, Apocalisse capitolo 14, e per favore, prendete nota qui, nel versetto 1, i 144.000 sono sul monte Sion. Nel versetto 2 leggiamo... E udì una voce dal cielo come rumore di molte acque e come rumore di gran tuono. E la voce che udì era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe e cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. E ora viene? E nessuno poteva imparare il cantico se non quei 144.000, i quali sono stati riscattati dalla terra. Dunque? Il cantico della sposa dell'agnello nel cielo risuona giù sul monte Sion e i 144.000 lo intonano. Fratelli e sorelle, il momento viene in cui l'armonia divina della sposa e Israele sarà pienamente stabilita nell'ordine divino di salvezza come pianificato da Dio. Apocalisse capitolo 15, versetto 2. Apocalisse capitolo 15, versetto 2. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco. E sul mare di vetro, quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio e cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello dicendo, Grandi e meravigliose sono le tue opere, O oh Signore, Dio onnipotente, giuste e veritiere sono le tue vie, O oh Re delle nazioni. Chi vuole immedesimarsi in questo cantico? Noi tutti, noi tutti, e io vi dico, se potete credere. Ciò che Dio ha promesso per questo tempo nella sua parola, se potete riceverlo e accettarlo, allora avete parte in ciò che accade adesso. E ciò che accade adesso è la condizione per quello che ancora deve accadere, fino al momento del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore, e il mutamento dei nostri corpi nel corpo di risurrezione. Forse alcuni possono prenderlo ora come consolazione. Naturalmente, abbiamo delle promesse nelle sacre scritture e c'è il momento dell'adempimento di tali promesse, che sono per un tempo specifico, e ci sono promesse che sono valide per tutto il periodo di tempo in cui viviamo adesso. Quando sta scritto in Romani capitolo 9 che Dio farà una breve e potente opera, e poi anche nella lettera agli ebrei, come già annunciato nell'Antico Testamento nel profeta Ageo, che Dio farà una breve e potente opera in cui il cielo e la terra saranno scossi, dove realmente il soprannaturale avrà luogo in collegamento. Con il compimento della sposa. Ora veniamo in un punto. Non guardiamo qui per evitare. Abbiamo udito delle meravigliose testimonianze anche questa mattina, di buon'ora. La sorella Smith-Wagner e del continuo abbiamo udito delle testimonianze di ciò che Dio fa. E tuttavia io sto davanti alla domanda se Dio probabilmente ha ordinato il tempo e l'ora per un caso specifico che io non posso decidere, in cui non ho assolutamente nessuna influenza. Una domanda. Non ha il fratello Branham visto una visione? Non ha visto una piccola stanza in cui le persone da un lato entravano senza braccia, qualsiasi cosa avevano e non era più necessaria alcuna preghiera. Ma la parola veniva proferita e accadeva. E accadeva all'istante. E questa è la potente e breve opera che Dio farà per operare la fede del rapimento in noi. Un certo giorno il fratello Brana mi disse, ora non abbiamo neanche fede affinché guariamo dal nostro mal di stomaco. E abbiamo bisogno della fede che include tutto il mutamento dei nostri corpi. Non soltanto una guarigione di qualche membro del corpo, ma tutta la trasformazione del corpo che è nella carne e in un corpo di risurrezione. E tutto questo Dio lo farà. Io non sono preoccupata al riguardo di ciò che è lasciato a Dio. Egli si prenderà cura di questo. Il nostro compito è di proseguire nella fede, di confidare nel Signore e di lasciare ogni cosa a Lui. Sapendo che tu lo porterai a compimento ed egli lo porterà a compimento. Ora i passi della scrittura che parlano del giorno del Signore e del mandato del profeta prima che irrompa il giorno del Signore. Leggo al riguardo molto brevemente in Isaia. Capitolo 13, Isaia, capitolo 13, versetto 6. Urlate, poiché il giorno del Signore è vicino. Esso viene come una devastazione dell'Onnipotente. Perciò tutte le mani diventano fiacche, ogni cuore d'uomo viene meno sono colti da spavento sono presi da spasmi e da doglie si contorcono come donna che partorisce si guardano l'un l'altro sbigottiti le loro facce sono facce di fuoco Gioele capitolo 2 Voglio che vediate oggi la differenza e che abbiate l'opportunità di vedere come l'Antico e il Nuovo Testamento sono portati a un comune denominatore: Gioele capitolo 2, versetto 31. Gioele capitolo 2, versetto 31. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Sofonia capitolo 1 Sofonia capitolo 1 versetto 14 il gran giorno del Signore è vicino, è vicino e viene in gran fretta. Si sente venire il giorno del Signore e il più valoroso grida amaramente. Quel giorno è un giorno di ira, un giorno di sventura e d'angoscia. Un giorno di rovina e di desolazione, un giorno di tenebre e caligine, un giorno di nuvole e di fitta oscurità. Malachia, ultimo capitolo, gli ultimi versetti. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. E poi la promessa collegata a ciò. Egli, egli, io vi mando il profeta, ed egli, non una schiera di carismatici, non una schiera di evangelisti che edificano il proprio regno nel regno di Dio ma un uomo mandato da Dio con la parola di Dio, con il messaggio divino per portare la sposa e lo sposo insieme e dire ciò che lo sposo ha da dire alla sposa. Versetto 6. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio. Qui abbiamo nell'Antico Testamento la descrizione del giorno del Signore. E poi... Viene il punto di svolta nel Nuovo Testamento, la divisione di questo giorno nel giorno di Gesù Cristo e nel giorno del Signore. Poi Pietro parla in Atti capitolo 2 non più del giorno terribile, ma del giorno glorioso. Ve lo leggo affinché vediate che alla fine del tempo della grazia realmente qualcosa accade. Vale a dire, prima con la Chiesa sposa che sperimenta la sua perfezione e poi viene portata su. Questa è la parte bella, la parte gloriosa. L'altra parte segue subito dopo. Leggiamo in Atti capitolo 2, versetto 20. Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. Dunque, e che ne è adesso? In tutti i brani che abbiamo letto prima, si tratta del grande e terribile giorno. Ora, il grande e glorioso giorno. Tutte e due sono corretti. In vista del ritorno di Gesù Cristo, questo giorno è un giorno glorioso, è un giorno meraviglioso. In vista di ciò che accade dopo, è il giorno terribile, un giorno di desolazione e di distruzione. Leggete con me Primo Corinzi, capitolo 1, dal versetto 7. Leggiamo dal versetto 7 al versetto 9. Primo Corinzi, capitolo 1, dal versetto 7 al versetto 9 in modo che non manchiate di alcun dono mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Vedete il tema? Mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, sino alla fine. E ascoltate attentamente perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del figlio suo Gesù Cristo, il nostro Signore. Qui abbiamo il giorno glorioso, il giorno meraviglioso, il giorno di Gesù Cristo che noi tutti aspettiamo, il giorno del ritorno dello sposo per portare a casa la sposa. Leggiamo in Filippesi anche un paio di volte, nella lettera ai Filippesi capitolo 1, Filippesi capitolo 1, versetto 6 e poi il versetto 9. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Naturalmente, parliamo sempre del compimento. Chi guarda all'opera di creazione, lì sta scritto che il settimo giorno Dio portò a compimento, portò a compimento la Sua opera. E poi egli si è riposato. Ora, alla fine della settima epoca della Chiesa, Dio completa la sopra di redenzione in mezzo ai redenti. E lo ripeto del continuo. Una migliore caratteristica che noi siamo parte degli eletti, non esiste. Perché no? Perché abbiamo la grazia di ascoltare ciò che lo Spirito ha da dire alle chiese. Noi abbiamo compreso che lo Spirito rivela la parola. Il linguaggio che abbiamo, le espressioni dei nostri pensieri, ciò accade naturalmente tramite le nostre parole. così? Dio ci fa conoscere i suoi pensieri d'amore verso di noi, parlandoci attraverso la sua parola. È così meraviglioso come Dio conduce tutto questo. E poi sta scritto nel versetto 9, in Filippesi capitolo 1, e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo. Questo è lo scopo del messaggio divino in questo tempo, vale a dire apparire senza macchia e senza ruga, irreprensibili davanti al Signore, quando Egli ritornerà, purificati tramite il sangue dell'agnello, santificati nella parola di verità, essendo trovati in obbedienza alla parola come la scrittura ci insegna. Nel versetto 11, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Non portiamo nulla con noi, tutto ci è stato dato e ogni cosa è grazia e ancora grazie Nella prima epistola ai tessalonicesi capitolo 5 leggiamo naturalmente anche in merito al giorno del Signore e ancora in un collegamento molto specifico prima epistola ai tessalonicesi capitolo 5 quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. E poi ci viene detto ciò che accade in quel tempo sulla terra. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Sì, questa è una parte che non appartiene a noi, a noi appartiene la seconda parte. Vale a dire il versetto 4: Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia sorprendervi come un ladro. Perché non siamo nelle tenebre? Perché c'è stata luce al tempo della sera. La parola scritta è diventata la parola rivelata. E mediante lo Spirito siamo condotti in tutta la verità per grazia. Dunque, ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi. Tutti gli altri sì, loro saranno sorpresi. Proprio come un ladro non si presenta alla porta e bussa dicendo... Vorresti essere così gentile da aprirmi? No, il ladro viene, ruba e no. se ne va, ma noi quale Chiesa no. Non ci sarà una simile sorpresa, perché no? Perché il messaggio divino precede la venuta del Signore. Perché una chiamata di risveglio precede ciò: una chiamata di risveglio, e questo accade nel nostro tempo, fratelli e sorelle. Questa non è immaginazione, questo è il piano di salvezza che noi sperimentiamo, basato e promesso nella parola. Dov'è l'Amen? Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia sorprendervi, gli altri sì, ma non voi. perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. E sapete come Paolo termina questa meravigliosa lettera? Dal versetto 23. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Qui abbiamo una dichiarazione molto chiara. Al ritorno del Signore, ogni cosa sarà come è stato deciso da Dio nel suo piano di salvezza, che l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. L'abbiamo menzionato nell'ultimo straordinario movimento di Dio. L'anima non sarà mancante e neanche lo spirito sarà mancante, neanche il corpo sarà mancante. La piena redenzione, come è accaduta sulla croce del Golgotha, diventerà una realtà in tutti coloro che hanno creduto Dio, in tutti coloro che ricevono ogni cosa, come il Signore ha promesso. Riassumiamo di cosa si tratta adesso. Il ritorno di Gesù Cristo è la promessa più gloriosa e meravigliosa. Giovanni capitolo 14. Io vado a prepararvi un posto, poi ritornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi primo Corinzi, capitolo 15: Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. In un batter d'occhio, quando la tromba suonerà. Ciò accadrà. Prima Epistola ai Tessalonicesi, capitolo 4, dal versetto 13: Il Signore ritornerà. E tutti coloro che sono morti in Cristo, Egli li porterà con sé. E noi viventi che saremo rimasti saremo mutati e portati su per incontrarlo nell'aria. E saremo per sempre con il Signore. E lì suoneremo le arpe, canteremo un nuovo cantico, lodando Dio e dando gloria a lui. Tutti coloro che ascoltano la chiamata di Dio adesso, l'ascolteranno poi quando Egli ritornerà. Chi non sperimenta la chiamata fuori, non potrà sperimentare il compimento, tantomeno il mutamento del corpo che Dio ci faccia grazia, tanta grazia, di riconoscere la serietà del tempo, ma non per cadere in depressione a motivo di tutte le difficoltà. Queste sono le nostre vie e Pietro scrive, rallegratevi se dovete attraversare diverse prove. Anch'io avrei desiderato per me una via confortevole. Chi di noi non la vorrebbe? Ma guardate intorno a voi, guardate nella Bibbia come è stato con i profeti. Sono stati perseguitati, lapidati, uccisi, sono andati di città in città e hanno portato il prezioso seme della parola. Quale crimine aveva commesso Giuseppe? quando i suoi fratelli lo gettarono nel pozzo. Sapete quando accadde? Quando egli vedeva visioni, quando aveva dei sogni, quando il Signore si rivelava a lui. Nel momento in cui il Signore si rivelava a lui, allora la gelosia è sorta, la gelosia è sorta. E loro dissero, tu sognatore, Pensi che ci inchineremo davanti a te come hai visto con il covone? Ed ecco che non era più. Sì, egli andò a finire nel palazzo del re e poi venne una donna e voleva giacere con lui. La maggior parte delle volte è l'uomo che stupra la donna, ma ora era lei che voleva giacere con lui e gliela rifiutate ed ecco che lei prese la sua veste lui andò via e la veste rimase nelle mani di lei che disse guardate qui questa è la prova, lui era qui qui c'è la veste la prova che voleva stuprarmi ed ecco che lui fu messo in prigione sì e ci si potrebbe chiedere caro Dio non sarebbe stato bello se il faraone sarebbe stato mandato in prigione? Guardate, questo è come Dio agisce, questo è il modo di fare di Dio. E sapete cos'è la cosa più preziosa? Quando la carestia divenne più intensa e i suoi fratelli erano in grande difficoltà, sì, voi conoscete la storia, e la fine di tutta la storia è stata che lui, la seconda volta, non ha parlato più tramite l'interprete, ma egli parlò con i suoi fratelli in lingua ebraica. Sì, e poi accadde. E poi erano così sopraffatti e dissero: Oh, cosa ti abbiamo fatto? Ed egli disse: non sentitevi in colpa. Dio ha condotto in questo modo affinché voi nel tempo della carestia rimaniate in vita. Allora ne è valsa la pena camminare nella via più difficile. Tutto il disprezzo e il rigetto ne è valsa la pena. La prigione ne è valsa la pena ogni cosa ne è valsa la pena se i nostri fratelli e le nostre sorelle rimangono spiritualmente in vita e sono nutriti con la preziosa parola rivelata di Dio. Le vie dei servitori di Dio sono delle vie fraintese, delle vie difficili, ma devono percorrerle perché tramite questo siamo purificati. E infine, non la nostra volontà viene fatta, ma la volontà di colui che ci ha chiamati. Fratelli e sorelle, è un meraviglioso Vangelo, una parola rivelata. E anche questa riunione non voglio terminarla senza testimoniare davanti a tutto il mondo che io, il fratello Frank, credo che il fratello Branham era il profeta promesso, che Dio l'ha utilizzato per riportarci alla fede dei padri al principio, per riedificare ogni cosa nella Chiesa del Dio vivente sul fondamento originale dove l'ordine divino è stabilito di nuovo. Prima è in collegamento con il compimento della Chiesa sposa. Ciò che le persone dicono e scrivono di voi, di me, di noi, questo fa male, devo dirlo onestamente. Ho un libro in cui c'è scritto il mio nome. Ho un estratto preso da internet, c'è scritto anche il mio nome là, nessuna parola di preghiera. Ma come è stato con il mio Signore, come è stato con i profeti e con gli apostoli, noi portiamo il prezioso seme con lacrime e possiamo pregare per i nostri nemici e possiamo benedirli. Specialmente quella donna che ha veramente scritto delle cose molto cattive è stato direttamente sul mio cuore prega per lei prega per lei sì e non sarei sorpreso se questa coppia un giorno fosse qui quando la mano del Signore li avrebbe toccati con Dio ogni cosa è possibile cari fratelli e sorelle in tutto il mondo e tutti coloro che sono qui oggi noi non abbiamo seguito favolabilmente inventate, non predichiamo interpretazioni, ma siamo venuti a conoscenza con il significato della parola e possiamo proseguire con coraggio. Perché colui che ha iniziato lo porterà pure a compimento, fino al giorno del suo ritorno. Questo è poi il giorno glorioso che noi tutti aspettiamo. Lodato ed esaltato sia il Signore, il Dio onnipotente. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Alziamoci in piedi, ma oggi ringrazieremo Dio. Oggi ringrazieremo Dio insieme. Se dobbiamo prima cantare un coro, questo non lo so. Se le nostre sorelle hanno un cantico, sarebbe bello che semplicemente ringraziamo Dio in questo luogo, ringraziandolo anche per tutti gli anni passati, per tutta la guida, per tutte le direzioni, per tutto l'aiuto, per tutto ciò che Dio ha fatto e per quello che continua a fare. Lode e ringraziamenti. Avete un bel cantico?

Und was so rot wie Scharlach soll wie wolle sein? wer Blut, rot die Sünde. Wer gleich Blut, rot die Sünde. Soll sie werden weiß wie Schnee. Soll sie werden.

retum und gedenk des Amen, amen. Isaia capitolo 1, e salmo 103. Chiniamo i nostri capi e rimaniamo silenziosi in preghiera. Esaminiamo noi stessi alla presenza di Dio. E chi vuole totalmente consacrare la sua vita al Signore, dovrebbe farlo adesso. Non sappiamo se verrà ancora una migliore opportunità, specialmente i giovani sono sul nostro cuore, sia quelli in età scolare che quelli nella formazione o al lavoro o nelle decisioni che devono prendere per la vita. Fratelli e sorelle, Dio ha condotto in tale maniera che ci raduniamo giovani e anziani, grandi e piccoli, da vicino e da lontano, da ogni popolo, lingua e nazione. Dio ha condotto in tale maniera che abbiamo una casa di Dio qui. La più semplice in tutto il Paese. Dio condotto in tale maniera che abbiamo degli alloggi non lussuosi, semplicemente come a Bethlehem, molto stretti e semplici. Ma siamo qui per ascoltare la parola del Signore. Siamo qui per credere come dice la scrittura, per ricevere e avere parte in ciò che Dio fa. Vorrei in particolare rivolgere questa chiamata ai giovani che vogliono consacrare la loro vita pienamente al Signore. Venite a me, dice il Signore. Umiliatevi, date la vostra vita al Signore e al Redentore, affidate le vostre vie a Lui ed Egli farà ogni cosa bene. Vorrei piuttosto che in primo luogo venissero soltanto i giovani a cui è stato parlato, e che sentono nell'interiore che questo è il giorno che il Signore ha fatto per me, per consacrare me stesso a Lui. Se venite qui di fronte senza forzarvi affinché preghiamo per voi, credendo con voi e consacrandovi al Signore. Cantiamo questo è il giorno e che alcuni vengano se sentono di venire.

das wort und den geist ist der Tag, ist der Tag, der Herr avvicinatevi un po' più in mezzo avvicinatevi un po' più in mezzo vediamo anche dei giovani che sono cresciuti in case e famiglie di credenti. Siamo così riconoscenti che il Signore ancora chiama e noi possiamo venire a Lui. Egli farà ogni cosa bene. Cari, guardate qui. Sono sinceramente grato. Onestamente mi rallegro che i giovani consacrano la loro vita al Signore. Avevo 17 anni e mezzo quando ho reso la mia vita al Signore. E guardo indietro ai numerosi anni che non rimpiango perché sono stati vissuti per il Signore. Dio ci ha fatto la grazia di essere stati chiamati fuori da questo mondo e di diventare sua proprietà. Ogni cosa è grazia. E il Signore dice, voi non siete di questo mondo come anch'io non sono di questo mondo. Voi siete nel mondo ma non del mondo. Il tempo naturalmente non è diventato migliore. Possiamo soltanto immaginare cosa dovete soffrire e attraversare a motivo che siete credenti o che avete i genitori credenti. E che non potete camminare con la moltitudine, ma sapete esattamente che non appartenete là. Il Signore vi ha chiamati. E vi ha fatto grazia. E oggi pregheremo che la vostra vita sia consacrata direttamente al Signore in questo luogo. Perché voi anche credete le promesse di Dio. La vostra fede in Gesù Cristo è già una rivelazione. Voi non potreste credere? se Dio non vi avesse fatto la grazia di fare così. E dunque siamo così felici e grati. La cosa principale in ogni riunione è la salvezza dell'anima, la piena salvezza, la grazia del nostro Dio. Nessun insegnamento ci conduce al cielo. In primo luogo dobbiamo nascere di nuovo e poi viene l'insegnamento. Poi siamo condotti. Nella parola. Dunque, oggi vorrei quando passate venendo qui, vorrei imporre le mani a ognuno di voi, benedicendo ognuno di voi nel nome del Signore. In primo luogo, cantiamo un coro. Fratello Rus, suggeriscene uno, egli è ancora lo stesso. Derselbe noch, derselbe noch, oh Glaub es doch, Jesus ist derselbe noch. Die gleiche Kraft, die gleiche Kraft, Jesus hat, die gleiche Kraft, die gleiche Kraft. prima che adesso preghiamo insieme vorrei chiedere se nell'uditorio ci sono ancora fratelli e sorelle che hanno uno speciale bisogno dunque Vogliamo portare ora ogni cosa al Signore Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore, oh Signore, che tu hai adempiuto la tua promessa e che sei in mezzo a noi, che ci parli, che perdoni i peccati, guarisci i malati. Che doni rivelazione e confermi la tua parola in tutti coloro che credono. Caro Signore, io affido questa riunione sotto la protezione del tuo sangue, sotto l'ubbidienza della tua parola, sotto la guida del tuo spirito. Abbi la tua via con ciascuno di noi. La tua volontà sia fatta. Alleluia. Lodate il Signore. Glorificate il suo nome. E voi giovani oggi avete sperimentato la grazia di Dio. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Rallegriamoci e festeggiamo in esso e diamo gloria a lui. E ora ti ringraziamo, caro Signore, per la risposta alle nostre preghiere e lodiamo la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. Abbi la tua via con noi tutti. Nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amém.